Il 6 giugno sarà una giornata molto importante per Colico, per la comunità cattolica di questo paese e non solo di questo paese. Infatti verrà, come dire, portato a compimento un processo che è cominciato diversi anni fa. Stiamo parlando del processo di beatificazione di Suor Laura Mainetti, una religiosa che appunto ha trovato i natali qui a Colico, possiamo dire, ha passato l'adolescenza. Esatto. Siamo qui a Colico appunto quest'oggi perché vogliamo, insomma, dare un nostro contributo, insomma, a questa giornata importante, cercando di consegnare un ricordo della vita, della storia di Suor Laura Mainetti attraverso le voci di coloro che l'hanno conosciuta nell'infanzia e dei luoghi che appunto hanno visto crescere questa donna. Lo facciamo con Mauro Branchini, che è un membro del consiglio pastorale della città di Colico, al quale chiediamo innanzitutto di inquadrare un po' questa figura che tu hai conosciuto in quest'ultimo anno di ricerca sulle sue testimonianze, sulle testimonianze che l'hanno riguardata. Esatto, dicevi proprio, proprio bene Anna. Ci troviamo di fronte alla chiesa di San Bernardino di Villatico, che è appunto una frazione del comune di Colico ed è la frazione che ha dato proprio i natali a Suor Maria Laura Mainetti, al secolo Teresina Elsa Mainetti. In questa chiesa è stata battezzata il 22 agosto del 1939, esattamente 2 giorni dopo la sua nascita, che è avvenuta a circa 500 metri in una casa poco distante appunto dalla chiesa parrocchiale, la chiesa principale di tutto Colico. In quest'ultimo anno, come dicevi, è partito una corsa a cercare ogni minimo ricordo che potesse dare una mano a ricostruire l'infanzia e l'adolescenza che Teresina ha vissuto proprio qui a Villatico. E è uscito veramente un po' di tutto, materiale fotografico, ricordi proprio diretti della gente che ancora oggi la ricorda, quando giocavano, quando si incontravano, tante piccole cose che però sono state molto importanti per ricostruire e delineare veramente chi era, la piccola Suor Maria Laura. Ecco Mauro, senti, tu hai messo mano, diciamo così, agli scritti e ai documenti che hanno insomma, costellato e rappresentato l'esistenza di Suor Laura. Da questi documenti, da questi scritti che appunto lei produceva, ha prodotto durante la sua esistenza, emerge anche un forte rapporto con i giovani. Sicuramente un occhio di riguardo lei l'ha sempre avuto verso i giovani che incontrava anche al convitto che lei stessa gestiva nella comunità che aveva a Chiavenna, di cui lei è anche stata superiora fin dal 1987. I giovani per lei sono sempre stati il punto di forza. Lei ha sempre sostenuto, ha sempre spronato i giovani a fare qualcosa di bello nella loro vita. Un po' come è successo anche a lei, proprio qui dentro in questa chiesa è partito un po' il tutto. Una confessione del parroco di allora, una domanda che le viene rivolta appunto da questo parroco, Don Domenico Songini: cosa vuoi fare di bello nella tua vita? Lei, in una sua testimonianza, nei suoi scritti che sono stati ritrovati, nei suoi diari personali, dove lei annotava riflessioni, si interrogava anche lei stessa sul suo agire, su come si rapportava anche con i giovani stessi, lei in una pagina racconta proprio questo bellissimo episodio che l'ha segnato e l'ha accompagnata poi per tutta la vita. Scrive: era molto giovane e un sacerdote le pone una domanda: cosa vuoi fare nella tua vita? E lei racconta che non ci aveva mai pensato, però le è venuta spontanea subito una risposta: voglio fare qualcosa di bello. E il parroco le risponde: allora pensaci bene cosa tu puoi fare per fare della tua vita un qualcosa di bello per gli altri. Bene, signora Mariuccia, lei è una delle persone che ha avuto modo e occasione di conoscere Suor Laura Mainetti nella sua infanzia, nella sua adolescenza qui a Colico. Ecco, ci racconti un po' la sua esperienza, innanzitutto dove siamo, perché questo luogo è caratteristico della sua adolescenza. Sì, senz'altro. Questo è il Collegio Sacro Cuore, lo chiamiamo, però in effetti era una casa apostolica perché c'erano i ragazzi che facevano il seminario dei padri Betarramiti e avevano tutta questa parte
e le due finestre che si vedono nell'edificio erano la cappella per gli apostolini e si poteva entrare anche dall'esterno i vicini. Io ricordo Suor Maria Laura, che allora chiamavamo Teresina, che era il suo nome, che veniva alla messa e ci trovavamo appunto in quella cappella lì, alla mattina presto, soprattutto d'inverno, al buio ancora, freddo. Ci trovavamo nella cappella insieme ad alcune suore e a tanti ragazzini che assistevano alla messa, che erano appunto gli apostolini. Suor Maria Laura arrivava anche lei, che abitava da questa parte, un po' più vicino che da casa mia, però ci trovavamo lì. E come se la ricorda questa coetanea? Ecco, del resto. Sì, abbiamo un po' di mesi di differenza, ma meno di un anno. E eravamo uguali, piccoline, lei era forse un po' più minutina di me, ma molto carina, molto pia, molto, stava sempre attenta a tutto. Alla fine della messa però veniva il bello, perché c'era la madre, Suor Maria Amelia, Suor Amelia, che ci prendeva per mano e noi eravamo le due bambine che c'erano piccole, ci portava giù da basso, sotto l'edificio c'erano le stanze delle suore figlie della croce che aiutavano appunto la gestione della parte pratica e ci portava nella grande cucina dove c'era Suor Delfina, si chiamava. Ci preparava una tazza o di caffè latte o di latte, cacao, cioccolata, che per noi era una grande cosa, perché a quei tempi a casa non si usavano tante delicatezze. La madre, Suor Amelia, era amica della mamma di Teresina, che era morta quando Teresina è nata. Penso che Suor Maria Laura abbia cominciato proprio lì a maturare un po' la sua vocazione. Ricordo i giochi che facevamo, non qui, vicino a casa sua, perché vicino proprio alla sua casa c'è la casa di mia cugina. Io venivo a trovare mie due cugine, che erano molto amiche di Suor Maria Laura, e giocavamo insieme nel prato tra le due o tre case che lì c'erano. Si giocava, ma con tutte cose semplicissime, sassolini da terra, la palla, un pezzetto di corda, da giochi proprio da come si usava allora, perché non c'erano giocattoli. A fare le scuole medie, che qui a Colico non c'erano a quel tempo, lei è andata a Parma in una casa retta dalle suore, sempre delle figlie della croce, però nelle vacanze anche lei tornava a casa, quindi d'estate magari ci si trovava o in chiesa Villatico magari per la messa. Comunque era venuta anche a trovarmi a casa mia. Quando mi sono sposata è venuta a conoscere mio marito, a vedere i miei bimbi, e poi quando invece è venuta a Chiavenna, che ha avuto la scuola, che faceva scuola lì, siamo andati a trovarla su là. Lei sempre allegra, contenta, sempre, sempre la stessa, sì, molto molto gioioso, solare. Qual è l'ultimo ricordo che ha condiviso con lei? Te lo ricorda? Con lei viva no. Il ricordo invece doloroso è quando è morta, perché io ero andata in Terra Santa. E tornando, quei giorni che è morta ero interessante in pratica, quando sono venuti a prendermi a Malpensa, ho visto che c'era qualcosa, io ero tutto allegra, che volevo raccontare tutte le esperienze, e invece poi appena saliti in macchina mio marito mi ha dato la notizia, è stato un colpo durissimo. Inimmaginabile proprio, non riuscivo a capire, è stato tremendo, e purtroppo è stato così, anche per la tragedia proprio, più che la morte in sé, ecco. E la beatificazione che avverrà domani è sicuramente un... sollievo, forse un... Per noi sì, per noi è una gran bella, una ricorrenza che senz'altro ci resterà in ricordo perenne, ma
Già io Maria Laura la pregavo anche così, adesso ancora meglio. Una beata ci si può rivolgere ancora con maggior tenerezza e fiducia. Signora Margherita, anche lei è stata una figura che ha avuto modo di conoscere Sì. Suor Laura Sì. Mainetti durante la sua adolescenza qui a Sì, Colico. Innanzitutto, dove siamo? Ci racconti? qui siamo a Villatica, sarebbe la frazione di Villatica, però via Campione, è questa via dove c'è questa fontana dove abitava, questa era la casa di Suor Maria Laura e ci incontravamo qua alla fontana a prendere l'acqua, perché una volta non c'erano l'acqua in casa, bisognava attingere l'acqua alla fontana. Chi veniva coi secchi, chi pure con noi lo chiamavamo il brental in dialetto, però dei cose che si portava sulle spalle, perché io abitavo a 500 metri da qua, abitavo via la fabbrica. E quindi si trovava con Teresina, che era il Con suo nome, te Ana. Teresina, con Teresina che ci controllava, magari ci fermavamo a parlare un pochettino e ci metteva anche tante volte, ci trovavamo qua a lavare. Qua era la vasca dove si lavava i panni, tutte qua noi eravamo poi piccoline perché io avevo 4 anni meno di lei, però da piccoli ci mandavano anche a lavare i panni alla fontana. Certe volte ci aiutavamo anche, chi ne aveva di più ci si aiutava a sbrigare E poi una ragazzina Teresina molto sorridente, molto viva, era cioè, piccolina, come gracilina, cioè, però molto, molto aperta, molto, molto solare, era sempre sorridente, sì. Poi ci siamo trovate un po' di tempo, lei era a Parma, ma era già suora, ci siamo trovati al lago. E io abitavo qua dietro, abitavo lì quando sono sposata, abitavo qua. E allora dice, oh ciao, ci siamo trovati, ci siamo salutati, ci siamo abbracciati così. E poi dice, ti accompagno, vengo anch'io fino a su, che voglio vedere la mia casa vecchia così. E allora abbiamo parlato tanto, ho detto, ma sei contenta? Diceva che era molto contenta della sua vocazione che aveva scelto. E dopo dice, non ho conosciuto mia mamma, però mi aiuta lo stesso, no? Mi aiuta lo stesso. Poi Suor Maria Laura, che era già lì a Chiavenna, quando ho avuto un lutto nella mia famiglia, mi sono morti due bambini in un incidente, mi è stata molto vicina. Mi è stata molto vicina, è venuta, mi ha stretto tanto, mi ha detto. E dice, il Signore te li ha dati, il Signore li ha voluti con lui. C'hai i suoi due angioletti che ti aspettano in cielo. E così. Quindi mi ha portato conforto comunque ritornata E per. sì, dopo, anche quando è morto mio marito, lei è stata sempre presente. Purtroppo la vita è fatta così. E domani è una giornata di festa, una giornata. Sì, per me è una grande festa, guarda, per me è una grande festa, avendola conosciuta e poi una ragazzina proprio così semplice, così naturale, così proprio. Per me è una cosa che sento nel cuore. Il rapporto con i giovani che c'è sempre stato dall'inizio della sua vocazione e che paradossalmente diventa anche un elemento all'interno dell'epilogo, insomma, della vita di Suor Esatto, Laura. esatto. Lei appunto con un inganno viene chiamata da queste giovani che le chiedono aiuto, lei non esita, esce e va subito da loro per prestare l'aiuto richiesto e poi lei stessa dovrà scoprire il tragico epilogo di questa telefonata ricevuta pochi minuti prima. Viene trascinata in questa via scura di Chiavenna e lì conoscerà la sua fine, purtroppo. Ma anche in quel momento lei non fa altro che perdonare per le ragazze per quello che stavano compiendo davanti alla tragica verità del
dell'uccisione, lei non ha altro che parole di perdono verso queste tre giovani che stavano compiendo quel gesto tragico. Ed è proprio questo che spingerà la richiesta di apertura di un processo di beatificazione prima diocesano, partito nel 2005, e poi, una volta conclusa la fase diocesana, si passa ovviamente a tutta la procedura al Vaticano, che lo scorso 19 giugno dell'anno scorso finalmente hanno riconosciuto il martirio in odio alla fede, come si legge negli atti e nei documenti ufficiali promulgati da Papa Francesco. Riconosce appunto il martirio e danno l'ok alla beatificazione di Suor Maria Laura. Ricordo lo scorso 19 giugno, quando è uscita la notizia, immediatamente le campane di questa chiesa sono suonate a festa per accogliere finalmente questa notizia che tanto la gente di Villatico si aspettava e che finalmente è arrivata, e proprio domani avremo la conclusione di questa tragica, ma anche, se vogliamo, bella storia di questa piccola ma grande donna che ha fatto veramente tanto in questa sua vita su questa terra. Sì, ecco, ci è arrivati quindi a domani. Che cosa significa, che cosa significherà questa giornata per Colico e per tutte le persone che appunto hanno conosciuto, sia personalmente che attraverso le testimonianze e la figura di Suor Laura? In questi ultimi mesi, soprattutto in queste ultime settimane, c'è stato grande fermento in paese, e domani una degna rappresentanza di Villatico, ma anche delle altre frazioni di Colico e dell'intero comune, sarà a Chiavenna sotto ai piedi del palco per attendere finalmente la proclamazione della beatificazione di questa donna villatichese, nata e cresciuta proprio qui in mezzo a noi, ai piedi del Legnone. E si dice, chi l'avrebbe mai detto, che anche da Villatico, da questo piccolo paese, da questo pugno di case, sarebbe uscita addirittura una beata. Tant'è che proprio anche il comune, in preparazione a questo grande evento, insieme ad altre iniziative, ha anche addirittura modificato la cartellonistica all'entrata del paese, aggiungendo sotto il nome Villatico addirittura località natale della beata Suor Maria Laura Mainetti. Tante piccole cose che però danno un degno riconoscimento a questa grande figura. Thank you.